chiaro e la stessa Corte Costituzionale lo ha autorevolmente ribadito a più riprese. Non sono dunque ammesse scorciatoie e chi vuole cambiare la famiglia prevista dalla Costituzione deve assumersi semplicemente l'onere di cambiare la Costituzione stessa. Per questo noi voteremo contro tutte le mozioni che si richiamano anche all'istituzione di un registro delle unioni civili, che riteniamo la premessa necessaria per arrivare poi per via giudiziaria ai matrimoni tra le persone omosessuali, in contraddizione con quello che la nostra Costituzione recita. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Rondini. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il 7 ottobre del 2014 il Ministero dell'Interno con una circolare ha chiesto ai prefetti di invitare formalmente i sindaci a cancellare le trascrizioni delle nozze tra persone dello stesso sesso contratte all'estero, perché tali trascrizioni non sono conformi alle leggi italiane. Prima di quella data era già emersa la questione del riconoscimento legale dei registri delle unioni civili in diversi comuni italiani e molti prefetti si erano rifiutati di avallare giuridicamente la scelta di alcune amministrazioni di permettere l'iscrizione nel registro alle coppie omosessuali che hanno contratto matrimonio all'estero. Le numerose proposte di legge avanzate in materia, pendenti al momento in Parlamento, provano e dimostrano il vuoto normativo rispetto al riconoscimento pubblico delle unioni omosessuali. Il registro delle unioni civili, invero, non ha alcuna efficacia giuridica, perché non rientra nell'autonomia regolamentare degli enti locali la potestà di disciplinare situazioni di diritto familiare. Tale registro, pertanto, ha un'esclusiva natura ideologica e simbolica. I comuni non hanno competenza per creare un nuovo status personale dei loro cittadini. La Costituzione riserva esclusivamente alla legge statale la materia Stato civile e anagrafe. Mi scusi, onorevole Rondini. Prima questione, pregherei tutti di abbassare un po' la voce. Seconda questione, pregherei tutti di allontanarsi dal tavolo del governo. Terza questione, pregherei di fare in modo che l'onorevole Rondini riesca a svolgere il suo intervento in maniera serena. Prego, onorevole Rondini. Grazie Presidente. In realtà un registro delle coppie di fatto intende fare proprio questo, riconoscendo all'unione civile una determinata soggettività, attribuisce ai soggetti che lo compongono di fatto un nuovo status. La mancata presa di posizione a sostegno dell'iniziativa del Ministro degli Interni da parte del Governo, per voce del Presidente del Consiglio dei Ministri, rischia di generare una delegittimazione di fatto delle competenze e funzioni attribuite al Dicastero dell'Interno. Il rischio di una deriva conflittuale tra i diversi livelli di governo si acuisce in relazione alle dichiarazioni di solidarietà verso i sindaci che si sono rifiutati di accogliere le disposizioni ministeriali espresse da autorevoli membri parlamentari della maggioranza che sostiene l'attuale esecutivo. La Costituzione, agli articoli 29, 30 e 31, riconosce il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società.